Ciao a tutti, amicette e amicetti! Sì, è giusto, come state? Io sono sempre Ro e sono tornata con un nuovo video. Allora, ragazzuoli, come potete notare anche oggi, sì, Merlino è qui che vuole attenzioni. Con tutto il tempo che ha, Merlino vuole attenzioni adesso. E però non mi vuole dare la cosa da lanciargli. Io questa cosa dei cani non l'ho mai capita, perché non è solo Merlino. Che dico, vabbè, c'ho il cane stupido io. Voglio dire, ha preso la padrona. No, sono quasi tutti così che ti portano una palla, ma poi non te la vogliono dare. In questo caso non è una palla, ma insomma, ecco. E come vedete, anche oggi sono tutta bella sistemata e accrocchiata dalla parrucchiera. Vai, Merlino. E dietro di me c'è il casino, non fateci caso. E tanto io copro tutto. E niente, aspettate che faccio un attimo così, sì, forse così è meglio, non lo so. Comunque niente, insomma, ecco, oggi ci andiamo a preparare insieme. E perché oggi, oltre a, intanto vado a mettere il fondotinta, che è sempre il, così lo provo per tutto il giorno, il Dior Backstage nella colorazione 1 Cui, ok, così lo dico subito e sono sicura di non essermela dimenticata. Ecco. E ovviamente ho già fatto la mia skincare stamattina prima di andare dalla parrucchiera in modo che si è asciugato tutto e via. Comunque dicevo che oggi ho le foto pre-wedding, praticamente le foto pre-wedding per chi non lo sapesse, perché ci sta, perché qualcuno anche delle mie amiche mi ha chiesto: ma cosa sono? E sono semplicemente delle foto che uno fa sempre col fotografo, magari in una location diversa, anzi quasi sempre in una location diversa, sia per avere delle altre foto in borghese, diciamo, belline, che voglio dire, di coppia, che voglio dire non fanno mai schifo, almeno a chi piacciono le foto, ovviamente, a chi piace farsi fare le foto e a chi piacciono le foto in generale. E due servono per prendere confidenza con il fotografo, con la macchinetta fotografica, vedere un pochino quali sono le pose, per quanto abbia scelto delle foto naturali, ok? Nel senso che gli ho detto voglio delle foto impostate, perché qualcuna impostata ci sta, insomma, ecco, qualcuna che assolutamente al 100% viene bene per forza. Però allo stesso tempo mi piacciono anche le foto naturali. Quindi fare un po' un mix tra ti prendo mentre ti stai infilando qualcosa in bocca e ti prendo mentre sei con il sorriso. Comunque, ecco, io le faccio perché sono fondamentalmente vanitosa, perché mi piacciono, ok? Dalla mia parte, dall'altra parte invece le facciamo anche per far prendere un po' confidenza a Roberto, che è molto timido in tutto, lo sapete. Chi l'ha voluto capire l'ha capito, e quindi aiuta questa cosa, sinceramente, anche a lui, insomma, ecco, prendere un po' di confidenza con la macchinetta fotografica, capire più o meno cosa dovrà fare quel giorno, perché io già lo conosco, si stuferà. Poi abbiamo dovuto anticipare il matrimonio alle 11:30 della mattina. Quindi ci faremo le foto all'1:30, che sarà da morire perché a metà giugno all'1:30. Già posso immaginare i cristi che tirerà giù Roberto. Mamma mia. Vabbè, oh, ragazzi, forse stanno anche pensando di spostare il coprifuoco, sinceramente, però io non mi fido, perché se poi non lo spostano, e comunque anche che lo spostano, la gente deve essere a casa per quell'ora lì, non è che può partire da lì. Quindi, cioè, se il coprifuoco è anche alle 11, per dire, ok? Uno dice, vabbè, dalle 11, ora delle 11 uno può stancarsi, certo. Ma la gente deve essere a casa alle 11, non partire dal ristorante alle 11, che poi va bene, vabbè, insomma, ecco, questi dettagli che aggiungo sempre, che non ne frega mai niente a nessuno. Comunque, ecco, insomma, questo per dire che chi mi viene da più lontano, chi mi viene da Padova, chi mi viene da Treviso, chi mi viene da Venezia Centro, è ovvio che mi deve partire un'ora prima anche. Quindi, ecco, nel frattempo ho messo il vitamin C,
di Pixi, e che è un illuminante e correttore perfezionatore, insomma, per il contorno occhi. Praticamente è bianco, come avete visto, quando lo mettete su, e poi si vanno, hanno dentro delle particelle colorate che vanno ad illuminare e a perfezionare il contorno occhi. Infatti oggi credo, no, ok, un pochino di correttore lo metto lo stesso, un pochino però, poco poco, perché praticamente voi con questo potete anche uscirci senza mettere nient'altro fondamentalmente, ok? Però avendo messo il fondotinta, che per quanto lo sapete che questo qua di Dior copre quello che copre, cioè niente, giusto, performa appena appena la pelle, insomma, ecco, mi dà la possibilità di avere una pelle più uniforme, eccetera, eccetera, più luminosa, che per quel giorno è perfetta, e almeno per i miei gusti, non avendo molte imperfezioni. E adesso me la sono chiamata perché quel giorno, non lo so, sarò un adolescente in preda all'acne, sicuro. Comunque, ecco, con questo potete anche non mettere il correttore, io poi quel giorno deciderò. Però aiuta anche il correttore a durare un pochino di più, a stendersi meglio, e soprattutto aiuta a non metterne troppo, perché quella lì risulta appunto anche un trattamento, no, cosmetico, mentre il correttore è solo un trattamento estetico. Quindi ecco, aiuta a tenere più idratato tutto quanto, eccetera, eccetera. Ah, il correttore non ve l'ho detto, poi me lo chiedete sicuro. Ve l'ho detto anche l'altra volta, sto usando sempre le stesse cose proprio per testarle più volte. È il Forever Skin Correct di Dior nella colorazione 1N. Ok? È più grande del fondotinta, perché questo è un 11 ml, è anche parecchio. Di solito sono tipo da 6 o da 8 i correttori, quindi sono più che contenta. Ecco. E la base è fatta. Sì, direi di sì. Adesso ovviamente vado a mettere blush, terra e illuminante, che tanto anche qui sono sempre quelle. Alla fine di tutto vado a mettere invece, sì, nel frattempo vedete il casino dietro di me, ma non avevo voglia di mettere a posto, altrimenti non avrei più fatto il video, perché non so voi, ma io questa è polpetta che vuole entrare nelle borse che ci sono qua per terra. E io quando mi metto a pulire, a sistemare, a mettere in ordine, insomma, più che a pulire, perché pulire, vabbè, poi li metti tutto a posto, ovviamente, però quando mi metto a sistemare, a riordinare, dopo io non riesco più a fare niente, perché poi dico, ok, allora mi metto a riordinare anche questo, poi magari mi perdo a guardare le cose, quindi alla fine finisce che poi non riesco più a fare niente. Siccome volevo girare due video, non uno, ma due video oggi, perché ho proprio voglia, così ve ne metto uno questa settimana e uno, no, questa settimana no, perché c'è già il doppio vlog, ma la prossima riesco a mettervene due, e anche quella dopo, che non è da poco, decisamente non è da poco. E poi voglio vedere se riesco a vloggare qualcosa, magari chiedo alle mie amiche se ce la fanno a vloggare qualcosa dell'addio al nubilato, che in teoria dovremmo riuscire a fare, speriamo, ma insomma in linea di massima penso proprio di sì, a meno che non cambiano le regole, ma insomma non me la voglio tirare. Ecco. Sì, sembro Heidi, ma dal vivo non è così, io non capisco perché. Comunque adesso andate tranquilli che sfumo tutto, prendo la cipria di By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder, ok, che è quella solita trasparente, e vado a sfumare il tutto e fissare laddove non ho usato altre, come si dice? Oh signore. Dove non ho fatto altre, dove non ho messo altre polveri, ce la posso fare a parlare, eh? Ecco, diciamo che se io voglio farmi una base, faccio anche presto,
non so quel giorno, ma in generale, cioè vedete che in una decina di minuti, anche cioccolando, quindi figuratevi senza cioccolare, ce la posso fare. E spero di non sbagliare gli occhi, infatti forse quel giorno farò prima gli occhi e dopo il resto, non lo so, devo vedere un pochino, anche perché tanto gli occhi non è che mi sudano, per fortuna almeno quelli. E ecco qui, e quindi ecco così. Oh là, qua forse mi è rimasta un po' la macchia, ma vabbè, poi sistemo più lì che qui. Però, siccome io mi devo fare delle foto, vabbè, dopo sistemo sicuramente ce la farò. Ecco, e l'illuminante invece penso che lo andrò a mettere. No, lo metto adesso, dai, tiro fuori il pennello. E lo metto ora. Questi pennelli di Nabla li sto amando. Per il viso sto usando la Sassi di Mulac, che per il mio incarnato va benissimo, io la adoro. E forse vi dico, l'illuminante è un pelino più scuro, ma non mi crea molti problemi, anche perché è rosato. E mi piace che si veda un pochino, perché insomma io sono per l'illuminanza. Si dice così? Ovviamente no, ma insomma non so come si stia vedendo il tutto, perché boh, secondo me è più spento di quello che sto facendo nella Eccomi realtà. qua, Ma scusatemi, vabbè. ma ho avvicinato un attimino, sto cercando di capire che fastidio, forse così va meglio? Boh, non lo so. Comunque, insomma, ecco, sto cercando di capire un po' la luce come può andare. Tra l'altro sono parecchio dall'alto rispetto al solito, perché di solito uso l'altro cavalletto, che però è meno sicuro e meno stabile. Quindi, siccome ho il cane e i gatti che girano, ho detto vabbè, uso quello un po' più stabile. So che quello un po' più stabile è anche più alto, cioè la parte più bassa è comunque più alta. E quindi io sono tipo così, per farmi vedere le cose. Vabbè, oggi ho deciso di usare la Pillow Talk, quella gigante, per il make-up. Oggi per le foto pre-wedding avrò un vestito color malva e volevo provare questi colori qua. Io mi ricordo che non mi facevano proprio impazzire, quindi cioè non è che non mi fanno impazzire, secondo me la qualità è ottima, però se uno vuole anche un po' di sbrilluccichio, quindi vabbè, insieme mi sono tirata fuori anche le mie due My First Love di Clio e vediamo che cosa viene fuori. Allora, vado ad iniziare, direi, con un mix di questi due, con il malva appunto e il color carne. E come al solito li vado a piazzare qui. D'altronde il make-up che valorizza il mio occhio è fatto così, cioè io non è che posso girarci tanto intorno, insomma. Ecco ragazzi, purtroppo il mio occhio è sempre lo stesso, quindi se volete vedere, ogni tanto faccio qualche hello smokey o cose così, però in linea di massima oggi potrei fare un elo. Quasi quasi. Però la forma esterna è sempre quella. Poi io non mi faccio trucchi grafici, cose, non perché non mi piacciono, ma perché dove cavolo ci vado? Cioè, poi anche il mio profilo non è un profilo esclusivamente make-up, per cui non mi va neanche di andare ad inserire, no? Ecco. Io come l'altra volta qui vado un pelo più in alto, perché qua ho l'ossicino che mi viene più in fuori e quindi devo andare un po' più in alto a sfumare. Tra l'altro ho dovuto fare pausa prima, anche perché avendo messo il cavalletto qua davanti, tutti i miei pennelli erano dietro, siccome dall'ultima volta li avevo messi a posto, sistemati e tutto, non riuscivo a prenderli. E quindi ho dovuto per forza far così. C'è Semola che sta facendo le montagne russe sulla sedia. Vabbè, sentiremo cadere qualcosa presto. Ne sono sicura. Quindi ho fatto un mix di quelli.
È che il problema, ecco, vedete, il problema di questa palette è che non ha uno scurone, cioè questo non è scuro, è più intenso ma non è scuro, quindi, e quel marrone anche non è scurissimo, quindi vabbè. Prendiamo sempre lo stesso pennello e faccio un mix tra questi due più scuri con la punta questa volta e vado proprio a scurire l'esterno e poi andrò a scurire anche l'interno. È solo che chi vuole fare qualcosa più sul rosa e lo vuole fare comunque intenso, mixare così col marrone non è che proprio mi faccia impazzire, ma va bene uguale, nel senso che insomma non sono questi i problemi della vita. Ok, faccio la stessa cosa anche di qua e dopo andiamo all'interno. Ok, adesso con un pennellone pulito più ampio vado semplicemente a sfumare il tutto, soprattutto qua sopra, senza andare a toccare il centro dove voglio che, cioè il centro dove ho messo la parte più scura, insomma, però vado a sfumare i bordi fondamentalmente in modo da rendere più gradiente il tutto, perché ok, allo smoky, anche lo smoky eye, ragazze, bellissimi, rendono gli occhi super intensi, però ricordiamoci che lo smoky deve, intanto smoky perché è sfumato, ma no, smoky forse perché è sfumato, vabbè, insomma, comunque sopra, allora, se avete, anche quando avete gli occhi molto grandi, perché ne ho visti gli occhi molto grandi fare lo smoky a tutto nero e poi, oppure tutto marrone molto scuro e poi sì, però ricordiamoci che di solito chi ha tanta palpebra mobile ne ha poca fissa e viceversa, poi chi ha entrambe, fortunate voi. Perché, cioè, se vi piace il trucco siete miracolate praticamente. Per cui, cioè, io ho più, ad esempio, palpebra mobile, cioè fissa, però questo non vuol dire che vado a scurirmi fino a qui. Ovviamente, cioè, io mi faccio la piega, mi alzo un pochettino per alzare un po' anche lo sguardo, però poi mi raccomando, fermiamoci a una certa, cioè, che altrimenti sembra che abbiamo ricevuto un pugno, non che ci siamo messe mezz'ora per fare a fare un trucco, insomma, per mezz'ora a fare un trucco. Vabbè, ciao italiano, è stato bello conoscerti. Ecco, vado a sfumare bene anche qua, anche se tanto adesso andrò con, ecco, adesso o con le dita o col pennello, io andrò col pennello, ma giusto perché vado a prendere quello un po' più chiaro, questo qui, perché ho paura che con quello un po' più scuro rischia veramente che, no, di essere un po' troppo, ecco. Vado con un'acqua, con uno spray a caso, per renderlo un po' più brillante, proprio perché, come vi dicevo, non è proprio la sua caratteristica principale, e vado a premere qui, a tamponare, insomma, ecco. Ora, se voi avete anche, che ne so, la matita, che poi io forse ce l'ho anche, però boh, una matita bianca da mettere sotto un correttore bianco, si vedrà ancora di più. Io non ho voglia di mettermi a fare troppi strati perché mi conosco, sono fastidiosa e quindi, ecco, non lo faccio per questo. Però se voi lo avete, sappiate che ovviamente aiuta. Ecco qui. Vedete che è molto scuro, cioè per il giorno del matrimonio non va bene. Non va bene perché sembra veramente che... Poi, ripeto, ho un vestito anche molto importante, quindi appesantire troppo lo sguardo è too much. Neanche fare una roba troppo sobria, perché comunque... A maggior ragione quest'anno con la mascherina, con le cose, non mi va. Però neanche essere esagerate, no? Ricordiamoci sempre della grande e bella via di mezzo. Ecco. Adesso vado a prendere con l'altro lato del pennello quello un pochino più scuro, questo qua di fianco.
e vado ad usarlo per la transizione, ok? In modo da fare una sfumatura ma sempre glitterata, sempre perché noi vogliamo brillare e anche perché tanto questo colore, sì, ripeto, parliamo di shimmer qui, non proprio di glitter, perché insomma i glitter sono altri, non li offendiamo, ecco. Vado a riprendere poi il pennellone, no, questo qua, il pennellone da sfumatura, e vado a sfumare per l'appunto qua sopra. Poi con il pennello da sfumatura ma più piccolo vado a riprendere i due più scuri che ho usato prima, quindi questo è il marrone, e vado appena appena un pochino a riintensificare la parte esterna e anche un pochino quella sopra, ma poco poco, perché non voglio appesantire troppo per l'appunto, ma sfuma sfuma ovviamente si è schiarito, quindi ecco. Adesso vado a pulire bene qua sotto, metto, anzi lo faccio con voi, dai, metto sempre tutti e due quelli un po' più scuri qua fuori, ecco, sia di qua che di qua, vabbè le mie facce sono bellissime proprio, e con un pennello più piccolino, proprio a punta piccola piccola piccola, vado a prendere i due che ho usato per la sfumatura iniziale, quindi questi due, e vado a fare la sfumatura qua sotto. Non vado a mettere i glitter, non vado a mettere quello più scuro, perché dopo non ho neanche l'occhio così grande, quindi non esageriamo. Ecco, i glitter semplicemente non li metto lì perché non mi fanno impazzire. E vado a mettere sempre, no, vado a mettere con questo piccolissimo che sarebbe da labbra, questo qua di Clio, voilà, sì. Questo qui, faccio un mix fra questi due, questo boh, deve essere champagnino, non mi ricordo cosa. Faccio un mix fra questi due e vado a metterli qua, proprio perché io ho l'occhio piccolo, quindi non mettere proprio un punto luce è rischioso. È rischioso, vedete com'è, no? Cioè quelli di Clio comunque, ragazzi, cioè senza averli bagnati, senza niente, guardate che luce, guardate che luce! Infatti, prendo questo piatto e vado a fare un mix di questi due e li vado a mettere giusto giusto in centro, ma proprio, ecco, per fare ancora più una sfumatura. Adoro. Sono un'altra cosa questi di Clio, ma sono nati anche diversamente, cioè con un'idea diversa, con l'idea proprio di brillare, e io apprezzo apprezzo decisamente. Ecco qui, sì, mi piace. Ora vado a togliere un po' col pennello sotto, metto il mascara per le sopracciglia, ci vediamo dopo. Eccomi qua, trucco finito. Allora, come mascara, solito il My Toy Boy di Diego Della Palma. Come mascara per le sopracciglia, il solito Tinted Brow Gel di Anastasia. Ok, io ho la colorazione. Io ho la colorazione espresso. E sulle ciglia ho aggiunto anche dei ciuffetti di ciglia finte, 2x, che sono 6 per occhio, queste qua di Essence. L'altro giorno ho comprato queste e anche queste, ok, io le amo, sono le mie preferite, costano poco, la colla è meravigliosa, non mi crea problemi, allergie e quant'altro, quindi io adoro. E giusto così, come vedete, solo per dare più volume verso la fine, per allungare un pochino l'occhio, ma niente di più, non volevo un effetto troppo assurdo, tant'è che le ho anche accorciate un pochino, poi vediamo quel giorno lì, però io le ho anche accorciate, così giusto per dirvi. Non voglio le ciglia effetto naturale, ovvio, perché altrimenti non mettevo il My Toy Boy, però neanche le ciglia finte troppo evidenti, e secondo me dai.
Adesso sicuramente mi sarò fatta già una ripresa del trucco, ho finito la luce naturale. E nulla, io spero che vi sia piaciuto, quantomeno un po' diverso, sempre sui toni del rosa, però perché fatalità ho trovato tutti i vestiti rosa da cerimonia, così infatti anche per il matrimonio che ho il 29 avrò un vestito rosa e quindi sì, diciamo che fantasia, portami via, ma semplicemente non ho trovato altri colori, ecco. E niente, io quindi spero che vi piaccia. Il rossetto è un po' scuro, infatti boh, vedrò se cambiarlo o se aggiungere qualcosa in mezzo di un po' più chiaro, non lo so perché è tanto scuretto, magari tipo una specie di glossino. Vediamo così, sì, un po' meglio, sì, questa è una specie di gloss, non vi so spiegare bene. E almeno fa un po' una sfumatura un po' più chiara. Sì, preferisco, decisamente preferisco. Poi dal vivo in realtà è meno scuro, però ecco, questo qui non credo ci sia più in collezione. Comunque è un Dior Addicted Fluid Stick 449. Sempre nude. Ah, e sulle labbra in realtà ho messo la mia amatissima Uncuffed di Fenty. La amo, però mi rendo conto che effettivamente forse un po' cupetta, soprattutto con il trucco occhi così carico. Niente, io ragazzi spero come al solito di avervi fatto compagnia, di avervi dato anche un po' di spunto, perché no? E, ovviamente questo make-up si può fare con qualsiasi altro colore, quindi ecco, era giusto per stare in compagnia. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!